La prima volta era successo 10 anni fa, ma allora i vandali tagliarono i rami dell'ulivo e lasciarono una scritta: 10, 100, 1000 Shoah. Siamo al secondo atto vandalico nei confronti del monumento alla Shoah che si trova all'interno del Parco Ducci ad Arezzo, sulla collina che per tutti gli aretini è il Campaccio. I vandali hanno divelto la targa che si trova sopra la lapide sistemata sulla collina e l'hanno lasciata per terra. Lo sdegno è evidentemente unanime. Il fatto di passare attraverso una denuncia contro ignoti la darei quasi per scontata, però voglio sentire anche il consiglio. Ecco, ovviamente non si può qualificare insomma come una bravata. No, bravata, non lo so. Io dico sempre che purtroppo le mamme degli stupidi sono sempre incinta. Non credo di poterci leggere un contenuto antisemita, anche perché non è dichiarato, è un atto vandalico. Oltretutto non se la sono presa col monumento, se la sono presa con la targa. È proprio un atto brutto, l'hanno sradicata e l'hanno buttata via. Però secondo me è più lo sfogo di uno sciocco. A stigmatizzare il gesto il commento di Sergio Bianconcini, fondatore dell'associazione Salomon Fiorentino, nata nel comune di Monte San Savino. C'è un clima di intolleranza verso i diversi. Io non sono ebreo, ma non sono di nessuna, come diceva Einstein, sono di razza umana, e come tale ritengo che sia un gesto inqualificabile, di mancanza di rispetto alla storia, a persone che hanno sofferto in varie occasioni e hanno sofferto in particolare anche in Val di Chiana. È un gesto completamente assurdo che non può solo portare del male, perché porta intolleranza.